16 marzo 1940, al passo del Brennero, Hitler e Mussolini si incontrano. Il duce, al momento dell'attacco alla Polonia, aveva tenuto fuori l'Italia dalla guerra per l'impreparazione del suo esercito. Ma ora, dice Mussolini al Führer, l'entrata in guerra dell'Italia sarà inevitabile nel caso di una avanzata vittoriosa della Germania sul fronte occidentale. Nella primavera del 1940, la guerra sta diventando la seconda guerra mondiale. In poche settimane, l'esercito tedesco realizzerà un gigantesco piano di rapide conquiste militari. Primi obiettivi sono la Danimarca e la Norvegia, paesi di fondamentale importanza strategica per la guerra aerea e navale. 6 anni di dure esperienze di guerra, dalla Spagna alla Polonia, hanno dato all'armata tedesca una fama di invincibilità. Inglesi e francesi sono meno preparati, ma accanto alla Gran Bretagna hanno dichiarato guerra al nazismo anche il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Sudafrica, cioè l'intero gruppo delle nazioni del Commonwealth. E la Gran Bretagna ha già pronta la sua marina, la Royal Navy. Subito dopo la dichiarazione di guerra, la marina inglese blocca i traffici marittimi tedeschi con le sue unità che hanno base a Suez, Malta, Gibilterra, nella Manica e nel Mare del Nord. Il piano di Hitler per la conquista del mondo sembra infrangersi contro questa roccia che si chiama Gran Bretagna. Bisogna colpire quest'isola, dice Hitler. Tra la Gran Bretagna e la Germania non c'è solo la Francia, ma un gruppo di piccole nazioni: Lussemburgo, Belgio, Olanda, Danimarca, Norvegia e Svezia. La popolazione di questi piccoli paesi è pacifica. Hitler sa che se questi paesi si unissero agli alleati, sarebbe molto più difficile conquistarli. Perciò, prima di colpire con l'esercito, Hitler impiega un'altra arma, la propaganda. Il ministro della propaganda Goebbels ripete continuamente che la Germania non vuole affatto la guerra e che sono la Gran Bretagna e la Francia a causare tutti i guai. Anche Hitler, nel suo discorso del 6 ottobre 1939, fa a questi paesi molte promesse. Ai danesi, dice, abbiamo firmato un patto di non aggressione con la Danimarca. Invece i generali nazisti stanno già preparando l'aggressione. La Norvegia, con le sue molte insenature e i fiordi scoscesi, può offrire ottime basi per i sottomarini tedeschi e vitali basi aeree. Questa è Scapaflow, una base navale britannica, e questa è la flotta del blocco. Fino a quel momento i bombardieri con base in Germania non avevano potuto raggiungere la flotta inglese. L'esistenza di basi tedesche sulle coste occidentali della Norvegia esporrà queste vitali difese britanniche a facili attacchi dei bombardieri. Ma Hitler non può prendere la Norvegia senza prima prendere la piccola Danimarca, il trampolino di lancio per il suo attacco. All'alba del 9 aprile 1940, l'armata tedesca attraversa i confini neutrali della piccola Danimarca. Al calare della notte, la nazione danese è già cancellata. Dopo la Danimarca è il turno della Norvegia. Navi mercantili tedesche entrano nelle acque territoriali norvegesi. Se i norvegesi vedessero con i raggi X, scoprirebbero che nelle stive queste navi nascondono soldati e armi moderne da scaricare al momento dell'invasione.
le navi da guerra tedesche, disposte lungo l'intera estensione della costa, cominciano anche a risalire i fiordi norvegesi. Carri armati, uomini, aerei si lanciano tutti simultaneamente sul paese indifeso. La fanteria aviotrasportata si impadronisce degli aeroporti. I cannoni costieri non sparano sulle navi da guerra tedesche per il tradimento di alcuni ufficiali norvegesi. In pochi giorni la Norvegia è occupata. Il re Haakon e il legittimo governo norvegese devono rifugiarsi in Inghilterra per organizzare la resistenza all'invasore. A Oslo viene costituito un governo fantoccio, presieduto dal nazista Quisling. Sarà con questo sistema, la creazione di governi nazionali collaborazionisti, che la Germania nazista tenterà di dominare tutta l'Europa. Dopo aver occupato la capitale, Oslo, i nazisti si spargono rapidamente a ventaglio su tutte le direzioni. Ma le truppe reali norvegesi riescono a fermare una colonna tedesca fra Hamar e Elverum. Allora i tedeschi fanno intervenire i loro bombardieri. I norvegesi vengono respinti verso il nord. Qui viene ucciso anche il capitano Robert Mosey, un addetto militare americano. È il primo americano ucciso nella Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo, i tedeschi si spargono in tutto il paese. Piccole pattuglie occupano tutti i villaggi strategici. I paracadutisti atterrano in alto sulle montagne. Bombardamenti aerei sulla popolazione inerme causano fughe in massa dei civili indifesi e terrorizzati. Inizialmente la Norvegia può opporre solo una debole resistenza, ma l'attacco tedesco si svolge sull'intero litorale del paese e costringe le truppe norvegesi, esigue di numero, a disperdersi su un vastissimo fronte. Hitler vuole assicurarsi il rifornimento delle materie prime scandinave. Pirite, molibdeno, rame, cromo, bauxite, ferro. E vuole impedire agli inglesi di mettervi le mani. Sulle rotte di tutto il mondo, i sommergibili tedeschi attaccano le navi franco-inglesi, che tentano di bloccare il traffico commerciale diretto in Germania. Anche le navi che trasportano carbone in Italia subiscono il blocco e ciò inasprisce i rapporti dell'Italia, non belligerante, con le potenze occidentali. Contingenti inglesi, francesi e polacchi riescono a sbarcare sulla costa norvegese, a nord e a sud di Trondheim, e tentano una mossa di accerchiamento della città sotto un pesante bombardamento aereo.
Ma il teatro della guerra è fuori dal raggio d'azione dei caccia britannici, perciò gli inglesi impiegano le portaerei. Ma queste sono in svantaggio di fronte agli attacchi di aerei che hanno la base a terra. Alla fine devono ritirarsi. Più a nord, intorno a Narvik, ottengono qualche successo e infliggono pesanti perdite navali ai nazisti. A Narvik gli alleati sbarcano e mantengono il controllo della città per quasi 2 mesi. Nel corso dei combattimenti vengono fatti i primi prigionieri tedeschi di questa guerra. Ma la preponderante forza aerea tedesca si rivela ancora una volta decisiva. Gli alleati sono costretti a ritirarsi sotto un terrificante bombardamento aereo. Ai norvegesi restano il traditore Quisling, le loro rovine e i loro morti. La guerra in Norvegia è conclusa. Il popolo norvegese condurrà lunghi anni di resistenza contro gli occupanti tedeschi e contro il governo fantoccio di Quisling. Il re Haakon, con il suo governo, deve restare rifugiato in Inghilterra. Ora Hitler ha sottomesso la Norvegia e ha ottenuto le basi contro la Gran Bretagna, che costituiscono l'artiglio settentrionale di una enorme tenaglia. L'avanzata attraverso la Francia costituirà l'artiglio meridionale. Il blocco navale attuato con i sommergibili, unitamente ai massicci bombardamenti aerei, indebolirà gli inglesi prima dell'invasione finale. Poi, con la caduta della Gran Bretagna, la Germania potrà espandersi in tutte le direzioni alla conquista del mondo. La prossima mossa è attraverso la Francia. Queste scene appartengono alla storia. Si verificarono nel 1914. Le armate tedesche, senza preavviso, si scagliarono attraverso il Belgio, paese neutrale, e invasero la Francia, raggiungendo la Marna a pochi chilometri da Parigi. Per difendere Parigi convergevano tutti i riservisti a bordo di qualsiasi veicolo funzionante. Era la famosa armata dei taxi. Al centro si trovava la nona armata francese, al comando del generale Foch. La sua parola d'ordine era attaccare, attaccare, attaccare. I tedeschi furono fermati e Parigi fu salva. Quel generale, relativamente sconosciuto, divenne in seguito il comandante in capo di tutte le forze alleate e firmò l'armistizio con i tedeschi sconfitti l'11 novembre 1918 a Versailles. I francesi gli eressero un monumento, al maresciallo Ferdinand Foch, il cui motto era «attaccare, attaccare sempre». In seguito, i francesi eressero un altro monumento, questa volta dedicato a un ministro della guerra, André Maginot.
Ma Ginot chiedeva solo di evitare la sconfitta e ripose la sua fiducia nel cemento. I francesi costruirono la possente catena di fortificazioni chiamata Linea Maginot. I collegamenti interni erano assicurati da ferrovie sotterranee. La linea Maginot doveva proteggere il confine orientale della Francia di fronte alla Germania. E quando la Francia fu costretta a dichiarare la guerra contro la crescente minaccia nazista, le truppe francesi, invece di attaccare, marciarono all'interno delle loro moderne caverne per attendere che il blitz nazista si infrangesse contro la linea Maginot. Ma Hitler non si avvicinò nemmeno alla linea Maginot, che era il punto forte della Francia. Invece attaccò il punto debole, che era il Belgio. Hitler sapeva che i francesi avevano aeroplani antiquati, che avevano pochi carri armati e con armamento leggero. Ma soprattutto Hitler sapeva che la Francia, tra il 1914 e il 1918, aveva perso oltre 6 milioni di uomini, impegnati nella eroica difesa del proprio territorio contro l'invasione tedesca, e che il popolo francese era contrario alla guerra, dilaniato al suo interno da contrasti politici che lo esponevano alla propaganda nazista. La Francia ha l'aspetto di un castello che le termiti politiche di Hitler hanno cominciato a divorare. In quegli anni si susseguivano scandali, atti di sabotaggio istigati dai nazisti, azioni della quinta colonna, scioperi, scontri di piazza. Dopo la caduta della Polonia, nei mesi di inattività militare, conosciuti come la Drôle de Guerre, Goebbels organizza la propaganda tedesca attraverso le acque del Reno per indebolire il morale delle truppe lungo la linea Maginot. «Perché ci combattete?» chiede lo striscione. Messaggi amichevoli vengono mandati sull'altra riva legati a dei palloncini. Le bande tedesche suonano motivi francesi e gli altoparlanti lanciano slogan suadenti. Gli inglesi combatteranno fino all'ultima goccia di sangue francese. Questa è una guerra imperialistica combattuta per la Gran Bretagna. Cosa ne è delle vostre mogli a casa, soldati? Gli inglesi si sono attestati nei vostri villaggi. Noi tedeschi non siamo vostri nemici. La Francia è matura per essere invasa. L'esercito tedesco attraverserà l'Alsazia e la Lorena come nel 1870, o attraverserà i Paesi Bassi come nel 1914. Quale sarà lo schema di conquista del 1940? I francesi considerano la linea Maginot come impenetrabile, quindi ritengono che i tedeschi attaccheranno nuovamente attraverso i Paesi Bassi. Ma l'Olanda e il Belgio si aggrappano alla loro neutralità. Perciò la Francia ammassa 78 divisioni qui, lungo il confine col Belgio, 17 sono lungo la linea Maginot, 10 sul confine italiano, 3 divisioni e mezzo sono a guardia del confine spagnolo. Gli inglesi hanno 10 divisioni dislocate in questo punto. Nell'eventualità di un attacco contro i Paesi Bassi, gli alleati ruoteranno le proprie forze armate come un cancello all'interno del Belgio. Qui la linea Maginot è protetta dalla foresta delle Ardenne, una zona fittamente alberata. Gli strateghi francesi la giudicano impenetrabile alle forze armate nemiche. Questo si rivelerà uno degli errori più gravi della storia militare. È il 9 maggio 1940. Il popolo prega nelle chiese di Parigi.
Senza nemmeno prendersi la briga di dichiarare guerra, il 10 maggio 1940 Hitler sferra un attacco coordinato attraverso i confini neutrali del Lussemburgo, del Belgio e dell'Olanda, dalla linea Maginot verso il nord fino al mare. L'azione è simultanea lungo l'intero fronte. A fini di chiarezza prendiamo in considerazione un paese alla volta. Vediamo cosa accade in Olanda. Le forze di terra sfondano con facilità le improvvisate difese lungo il confine. Ma l'attacco principale giunge dall'aria e diretto molto al di là delle linee difensive. Oltre 10.000 soldati vengono paracadutati. Prima ancora che gli sbigottiti cittadini di Rotterdam si possano rendere conto di essere in guerra, queste truppe, appoggiate dai fiancheggiatori fascisti locali, si impadroniscono dell'aeroporto e di alcuni quartieri della città. Nel frattempo, le colonne corazzate naziste attraversano il paese. La loro avanzata è favorita da altri agenti locali che prevengono la distruzione di dighe e ponti. Queste forze locali si uniscono alle truppe paracadutate a Rotterdam. Gli olandesi sono condannati alla sconfitta. Nel quarto giorno dell'invasione, i nazisti danno un ultimatum. La resistenza olandese deve cessare completamente, oppure Rotterdam sarà rasa al suolo dai bombardamenti. Il 14 maggio l'esercito olandese capitola. I generali olandesi hanno poca scelta. Per salvare le vite dei cittadini innocenti, devono accettare le condizioni del nemico. Ma nonostante la resa incondizionata, i nazisti vengono meno alla parola data e bombardano la città. I bombardieri tedeschi, senza incontrare resistenza, volano bassi sul centro di Rotterdam e colpiscono sistematicamente tutto, fino a ridurre la città un cumulo di rovine e di cenere.
Questo bombardamento è una delle più violente manifestazioni di crudeltà che il mondo abbia mai vissuto. Oltre 30.000 uomini, donne e bambini vengono uccisi nel giro di 90 minuti. Dopo il bombardamento, Hitler afferma: «La mia decisione è irrevocabile. Devo attaccare la Francia e l'Inghilterra. Non importa se ho dovuto violare la neutralità del Belgio e dell'Olanda. Nessuno se lo ricorderà più quando avremo vinto». Il 10 maggio 1940, oltre 100 divisioni, di cui 10 corazzate, appoggiate da 3.500 aerei, passano le frontiere del Belgio e si avventurano nella foresta delle Ardenne. Migliaia di paracadutisti calano sul Belgio, paralizzandone i centri nevralgici e garantendo le vie di comunicazione alle colonne motorizzate. In Belgio, l'intera forza della Blitzkrieg nazista avanza attraverso i confini neutrali del paese. Le divisioni corazzate di von Kleist, di Guderian e di Erwin Rommel stringono in una morsa sempre più stretta 1 milione di inglesi, di francesi e di belgi, premendoli da Sedan e Amiens e da Bruxelles, Gand, Ostenda, Lille. I territori del Belgio e della Francia del Nord serviranno da basi per la prossima guerra aeronavale contro l'Inghilterra. Il principale attacco tedesco è diretto al forte Eben Emael, una moderna e apparentemente imprendibile fortificazione. I tedeschi hanno segretamente costruito una copia di questa fortezza e hanno progettato attacchi simulati. Al momento dell'attacco, paracadutisti, cacciabombardieri, lanciafiamme, battaglioni tecnici specializzati sono tutti impegnati contemporaneamente come una squadra bene allenata. Sanno esattamente dove attraversare il fiume. Il munitissimo forte Eben Emael resiste all'attacco nazista per 2 giorni, ma poi deve arrendersi. Nel frattempo, le truppe alleate attraversano il confine tra Francia e Belgio per incontrare le truppe tedesche. Ma attraversando rapidamente il Belgio per prendere posto lungo le linee difensive, incontrano un ostacolo imprevisto alla loro avanzata. Le strade sono bloccate dai profughi in fuga, sospinti avanti dai tedeschi. I nazisti
hanno bombardato sistematicamente i piccoli paesi e i villaggi senza alcun valore strategico, non per uccidere, ma per costringere gli abitanti in fuga ad ammassarsi sulle strade principali. Successivamente, con il tiro delle loro mitragliatrici, i nazisti guidano questi gruppi di cittadini terrorizzati in maniera tale da bloccare l'avanzata delle armate alleate in arrivo. I profughi utilizzati come armi da guerra è un nuovo tipo di strategia dei nazisti. Qui c'è un cartello che dice «Niente scuola oggi». In effetti, i bambini hanno altro a cui pensare. No, davvero, niente scuola oggi. Il 16 maggio l'esercito belga è distrutto. A Berlino, sull'alta porta della cancelleria, Hitler ha fatto scolpire nel marmo le iniziali del suo nome. A.H. Adolf Hitler. Con il suo stato maggiore, il Führer progetta le prossime mosse della Blitzkrieg, la guerra lampo. Seguendo i piani, gli alleati hanno dispiegato le proprie forze nel Belgio come il battente di un cancello. Ma l'attacco tedesco al Belgio e all'Olanda è solo un diversivo. Il vero attacco tedesco viene sferrato dove gli alleati meno se lo aspettano, attraverso la foresta delle Ardenne. Per questo colpo decisivo, i tedeschi hanno messo assieme, rapidamente e segretamente, la più potente forza da combattimento mai vista al mondo, forte di 45.000 veicoli corazzati. Nello stesso momento in cui le forze armate naziste piombano in Olanda e in Belgio, questa colonna comincia a muoversi. Gli addestratissimi battaglioni del genio avanzano per primi. Trovano opposizione solo da isolate pattuglie alleate. Thank you.
ripuliscono i sentieri per consentire il passaggio dei carri armati. La foresta delle Ardenne, che i generali francesi ritenevano impenetrabile, viene rapidamente attraversata dai reparti nazisti. L'armata tedesca raggiunge la Mosa in 3 giorni, cioè 2 giorni prima del tempo minimo che i francesi ritenevano necessario per attraversare la zona. I tedeschi avrebbero dovuto portare avanti l'artiglieria pesante prima di tentare l'attraversamento del fiume, ma i nazisti usano un nuovo tipo di artiglieria, i cacciabombardieri. I tedeschi producono un possente fuoco di sbarramento con tutte le armi disponibili. Questa tremenda concentrazione di fuoco continua per tutta la notte. Il giorno successivo, alcuni reparti riescono ad attraversare il fiume. Queste truppe mantengono le posizioni per consentire alle forze del genio di portare le strutture per costruire i ponti. Quindi, la principale armata corazzata tedesca attraversa i ponti diretta a Sedan. Da questo momento in poi, la vittoria è solo questione di tempo. Un ufficiale dei servizi di spionaggio del Pentagono ci spiega ora la dinamica dell'avanzata. Il 13 maggio lo sfondamento ha luogo su un fronte molto ampio, mentre a nord l'armata alleata si è aperta come il battente di un cancello e si trova su queste posizioni. I tedeschi attraversano rapidamente l'Olanda e si preparano a cozzare contro il fronte alleato con tutta la loro potenza. Nei giorni 14 e 15 maggio lo sfondamento dei tedeschi raggiunge il suo apice. La nona armata francese viene annientata. Il comando francese ordina l'abbandono di queste posizioni che non sono state ancora attaccate, esclusivamente a causa degli sviluppi della situazione lungo la Mosa, vicino a Sedan. Il segreto della guerra lampo sta nell'organizzazione della punta di lancia. Le forze corazzate sono in testa, seguite da vicino dalle divisioni motorizzate, che si dispongono sui fianchi, formando 2 solidi muri. E attraverso il corridoio così formato, corrono velocemente i camion dei rifornimenti. Il 17 maggio, il generale De Gaulle attacca il fianco tedesco, facendo alcuni prigionieri, ma le sue truppe corazzate leggere hanno l'effetto di uno spillo che punge il fianco di un rinoceronte. I tedeschi si spargono a ventaglio verso nord e verso est per una tipica guerra di annientamento. Il 28 maggio
L'esercito belga, compresso all'interno di una minuscola area, depone le armi e lascia disperati i difensori britannici e francesi con le spalle al mare nel piccolo porto di Dunkerque sulla Manica. A Dunkerque, intere armate britanniche hanno davanti a sé la prospettiva dell'annientamento. In alto, i caccia inglesi riescono ad arrestare la Luftwaffe, mentre in basso le unità suicide alleate riescono a tenere i tedeschi indietro abbastanza a lungo perché possa avvenire il miracolo di Dunkerque, cioè il reimbarco dei reparti sulle navi per tornare in Inghilterra. Ma fuori dalla nebbia della Manica compare un'insolita armata. Navi della marina, barche da pesca, imbarcazioni da diporto e qualsiasi cosa possa galleggiare. Gli uomini di mare inglesi sono venuti a salvare il proprio esercito. L'operazione è coordinata dal generale Montgomery, il futuro vincitore di El Alamein. L'esercito tedesco potrebbe facilmente procedere all'annientamento degli inglesi che si stanno imbarcando, ma Hitler commette l'errore di dare ascolto a Göring, che chiede per i suoi piloti l'onore di annientare il nemico. Per fortuna degli inglesi, gli aerei della Luftwaffe incontrano due ostacoli imprevisti: il maltempo, che riduce la visibilità ai piloti, e la caccia inglese, che malgrado il numero esiguo di aerei della Royal Air Force, grazie al coraggio dei giovani piloti, mette a dura prova l'aviazione nazista. Così gran parte del corpo di spedizione di Dunkerque viene tratto in salvo. 300.000 uomini riescono a rimettere piede in Inghilterra. Sono 200.000 inglesi, 130.000 francesi e alcune migliaia di belgi. Allo sbarco vengono salutati dal nuovo primo ministro Winston Churchill, che è deciso a condurre una dura battaglia contro i nazisti. Nel frattempo, sul fronte francese, la situazione è disperata. Il 19 maggio, il generale Giraud, capo della non armata francese, è stato fatto prigioniero. Due quinti dell'armata francese sono andati perduti. Restano appena 50 divisioni per difendere un fronte di quasi 300 chilometri. I bambini lasciano Parigi, che si prepara all'ultima difesa. Il 21 giugno il duce ordina ai soldati italiani di varcare il confine francese. In due giorni pagheranno un tributo di 800 morti e 3.200 feriti e congelati, dovuto più al freddo delle Alpi, che li paralizza nelle loro leggere divise estive, che non al fuoco dei francesi ormai vinti. La resistenza dei francesi è finita. I reparti motocorazzati tedeschi dilagano lungo le autostrade. Parigi viene occupata il 14 giugno 1940. Le truppe del Reich sfilano sui Campi Elisi, umiliando l'orgoglio dei francesi.
parigini assistono alla sfilata nel più gelido, triste silenzio. Alcuni vecchi combattenti piangono di rabbia. Hitler è felice. Tutti i suoi piani si stanno realizzando. Hitler decide che l'armistizio deve essere firmato nello stesso vagone dove il maresciallo Foch ha firmato la sconfitta dei tedeschi dopo la Prima Guerra Mondiale. Giunge la delegazione francese. Oltre tre quinti della Francia subirà l'occupazione militare. La parte rimanente sarà controllata dal governo di Vichy, di gradimento di Hitler. I cinegiornali nazisti mostrano i giovani tedeschi del servizio del lavoro che distruggono il monumento del comandante in capo francese Foch. Fanno saltare anche il museo con lo storico vagone nel quale è stato firmato l'armistizio. Quasi 2 milioni di prigionieri di guerra francesi verranno portati in Germania a lavorare come schiavi o a morire di fame, tubercolosi e altre malattie nei campi di concentramento. I civili francesi, uomini, donne, bambini, devono lavorare nelle fattorie e nelle fabbriche per la razza superiore tedesca oppure morire di fame. Il Führer afferma testualmente: vi sarà una categoria di stranieri assoggettati, è inutile esitare nel definirli schiavi. Per paura di un attentato, Adolf Hitler visita Parigi all'alba, quando le strade sono deserte. Hitler, all'ombra della Tour Eiffel, forse pensa alle prossime tappe del suo piano, l'invasione dell'Inghilterra e dell'Unione Sovietica. I soldati tedeschi si concedono il piacere degli spettacoli parigini, mentre alcune signore non resistono al fascino degli invasori. Il maresciallo Pétain adotta il saluto fascista con i suoi sostenitori. Le bandiere di guerra dei reggimenti francesi vengono portate in Africa per sottrarle ai tedeschi. La gente piange nel veder partire la gloria del paese, ma il generale de Gaulle, un soldato erede della grande tradizione di Foch, non si arrende. Continuerà a combattere raccogliendo un corpo di fedeli soldati francesi da tutte le parti del mondo, destinati a divenire l'esercito libero di Francia. Nell'Africa del Nord si formeranno i primi nuclei di resistenza, come abbiamo visto nel film Casablanca. La bandiera francese nell'Africa settentrionale sfilerà a fianco delle stelle e strisce e a fianco della Union Jack britannica. Il nuovo leader francese, il generale de Gaulle, e il famoso generale Giraud si uniscono ai capi dei paesi alleati. Il tricolore di Francia si riscatta dalla vergogna della sottomissione. A Calais, sul canale della Manica, l'Inghilterra è così vicina che si possono vedere col binocolo i particolari delle scogliere di Dover. Hitler dichiara solennemente: io riuscirò là dove Napoleone ha fallito, sbarcherò sulle coste dell'Inghilterra.
In realtà, fra 4 anni saranno gli alleati a sbarcare in Normandia. E nell'aprile del 1945 gli uomini della guerra lampo saranno annientati. Come on, you bunch of ridge runners! Get the letter!